Again, please don't call me arrogant, because what I'm saying is true. I'm European champion. I think I'm a special one. Dopo quella conferenza stampa passata alla storia, per tutti è diventato lo Special One. Ma per chi lo conosce davvero è soltanto Zé, diminutivo di José, un soprannome che gli avevano dato i suoi amici da ragazzo, quando viveva a Setúbal. Nato il 26 gennaio del 1963 e cresciuto nella città portoghese, diventata oggi una meta di pellegrinaggio per i suoi tifosi, José Mário dos Santos Mourinho Félix, semplicemente José Mourinho, ovunque vada, porta sempre con sé un pezzo di Setúbal, perché è lì che è cominciata la leggenda del profeta lusitano. Forse non tutti sanno che da ragazzino Mourinho ha dovuto sopportare la scomoda etichetta di raccomandato, perché suo padre Félix era l'allenatore del Rio Ave, squadra in cui giocava l'allora 18enne José. Mourinho aveva intrapreso la carriera da calciatore, un'avventura però, finita già all'età di 24 anni, quando aveva deciso di ritirarsi e studiare per diventare allenatore. Laureatosi in educazione fisica, ha iniziato ad allenare gli allievi del Vitória Setúbal, lavorando insieme a ragazzi affetti da problemi motori e mentali. Tutto è psicologico, tutto è emozione. Riesce a fare delle piccole cose che per loro sono delle grandi cose. La prima svolta nella carriera di Mourinho è avvenuta nel 1992, quando l'allenatore inglese Bobby Robson lo aveva scelto come traduttore durante l'esperienza allo Sporting Lisbona. Mou, che parla discretamente l'inglese e lo spagnolo, non si è limitato però al semplice ruolo di interprete. Robson ha notato subito in lui qualcosa di speciale e pian piano ha iniziato ad affidargli incarichi sempre più importanti, lasciandogli il compito di preparare le partite e gli allenamenti dei portieri. Il giovane Mourinho è cresciuto sotto l'ala protettrice del tecnico inglese, prima come assistente e poi come vice sulle panchine di Porto e Barcellona. Quella in Blaugrana, però, è stata l'ultima esperienza di Mou da allenatore in seconda. Dopo due iniziali e brevi parentesi al Benfica prima e all'Unione Leiria poi, il 23 gennaio 2002 José Mourinho è diventato il nuovo tecnico del Porto, proprio il club dove 8 anni prima insieme a Robson aveva vinto 2 campionati e una Coppa di Portogallo. Col Porto ha dimostrato fin da subito doti da leader carismatico e comunicatore formidabile. L'anno prossimo vinceremo il campionato, ha detto durante la sua prima conferenza stampa. Ma nessuno credeva che un allenatore alle prime armi potesse addirittura andare ben oltre quella previsione, portando i Dragoers alla vittoria della più sorprendente Champions League degli ultimi 20 anni. Se avessi voluto un lavoro facile sarei rimasto al Porto. Una bella sedia blu, una Champions League, Dio e dopo Dio, io. Quella incredibile quanto inattesa vittoria ha catapultato Mou nell'elite dei migliori allenatori al mondo, suscitando l'interesse di molte facoltose proprietà, tra cui quella di Roman Abramovich, che lo ha voluto a tutti i costi sulla panchina del Chelsea per provare a vincere la Premier League. Obiettivo che Mou ha centrato per 2 stagioni di fila, confermandosi un vincente anche in Inghilterra. Abbiamo i migliori giocatori e, scusate se sono arrogante, abbiamo il miglior allenatore. Gli anni londinesi sono stati quelli della consacrazione del Mourinho One Man Show. Un allenatore capace ad ogni intervista di attirare su di sé tutta l'attenzione mediatica e proteggere al tempo stesso i suoi calciatori da ogni critica negativa. I giocatori non vincono trofei, il gruppo vince trofei, la squadra vince trofei. Mou è arrivato in Italia, all'Inter, con un solo obiettivo in mente: riportare a Milano, sponda nerazzurra, una coppa che mancava da quasi mezzo secolo, dai tempi della grande Inter, del mago Elenio Herrera. E una magia, come quella del suo illustre predecessore, Mourinho, l'ha compiuta davvero. Il 5 maggio non sarà più il giorno più triste della storia nerazzurra, ma con la Coppa Italia, vinta proprio in quella giornata maledetta, l'inizio di un'impresa leggendaria per l'Inter e tutto il calcio italiano. Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Tutti i trofei disponibili vinti in una singola stagione. Nessuno, prima di José Mourinho, c'era mai riuscito in Italia. La nostra è stata la squadra che ha fatto l'impresa più importante del calcio italiano. Il legame affettivo che esisteva tra tutti noi era speciale. I giocatori erano veramente amici, forse anche di più, fratelli. Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham e infine la Roma. Il destino l'ha portato nella città eterna, in cui vincere significa fare qualcosa di davvero speciale. Con una squadra da rifondare e una piazza carica di aspettative per il suo nuovo idolo in panchina, Mourinho ha accettato di sfidare il peggior nemico di qualsiasi allenatore: il tempo.
Nulla viene dal nulla e nulla ritorna nel nulla, disse durante la sua prima conferenza in giallorosso. Il tempo non è un concetto vuoto, ma è una parola che significa molto. Per lavorare con il tempo c'è bisogno dell'empatia, perché senza l'empatia il tempo vola e non si costruisce niente. Quell'empatia, José, è riuscita a costruirla non solo con i suoi calciatori, ma con un intero popolo che ha visto in lui un leader, una speranza, un vero figlio di Roma. Il 25 maggio 2022 ha scritto una delle pagine più belle della storia giallorossa, portando la Roma alla vittoria della Conference League, primo trofeo UEFA della sua storia, e l'Italia a vincere una Coppa Europea 12 anni dopo l'ultimo successo, quello dell'Inter, del triplete. Mi sento romanista al 100%. Oggi non era lavoro, ma si doveva scrivere la storia. Vincere a Roma è speciale.